Ragazzi, buongiorno, benvenuti finalmente su Zelda Tears of the Kingdom. Naturalmente in ritardo, perché è giusto che il corriere non me lo debba consegnare. Però finalmente ci siamo, l'importante è averlo. Pino sta laggando tutto, troppo potente. Pino c'è, Tears of the Kingdom, sembra finto. Funziona? Oh mio Dio. Ci siamo. Quindi parte proprio dai sotterranei, eh? Ok. Il miasma sta diventando sempre più denso. Questa era proprio la prima cosa che avevamo visto nel Questa primo caverna non trailer. finisce più. Chi avrebbe detto che si sviluppasse così in profondità? Procediamo con cautela. Cioè, no, vi giuro perché è stato un incubo per fino adesso. Ok. Ehi. Ah, vedo già che abbiamo tutti i cuori. È notato qualcosa di strano lungo il tragitto? Torneremo dopo a controllare. Prima meglio se andiamo avanti? Sì, no, va bene. Non voglio riavviare niente. Mi ha chiesto il download di qualcosa, ma non voglio niente, raga. Non compro nulla. Allora, abbiamo tutta la stamina e abbiamo tutti i cuori. Questa roba non esiste. Hanno già rotto il gioco. Però è strano che ti facciano partire così. Sotterranei del castello. Senti rumore. Ma la cosa bella, raga, è che tipo abbiamo finito, tra virgolette, Breath of the Wild settimana. No, che settimana scorsa? 3 giorni fa l'abbiamo finito. E quindi io sono comunque abbastanza fresco di Breath of the Wild, dei suoi comandi e tutto. Ok, non abbiamo. Abbiamo il fi. No, l'hanno. Ah, niente. Hanno fissato il fischio. Cos'è che volevo dire? Che sono fresco di Breath of the Wild, ma non sono così tanto fresco con i trailer. So che magari, tipo, boh, la maggior parte delle persone, tipo, dice: oh, aspetta un attimo, fammi controllare Breath of the Wild, tutto quello che abbiamo visto su Breath of the Wild, così siamo più freschi. Io non ho controllato nulla. Quindi l'unica cosa che posso dire è quello che mi Sembra che ricordo. diverse persone si siano ammalate successivamente a un contatto con il miasma. Ma una simile quantità non dovrebbe essere dannosa per me e te. Però non è strano che provenga dai sotterranei del castello di Hyrule. Dipende. Dipende cosa c'è Se andiamo sotto. ancora, le cose potrebbero mettersi male. Eppure, con te al mio fianco sento che non ho nulla da temere, Link. Su, sbrighiamoci a Forse è trovare la proprio fuga. perché ci sono io al tuo fianco che devi temere qualcosa. Beh, per l'appunto, tutte le cose accadute su Breath of the Wild cercherò di ricordarmele man mano che appunto magari le vediamo. Se mi perdo qualcosa, naturalmente, confido anche su di voi, nel senso confido sul fatto che innanzitutto non voglio spoiler, ok? Cercate di non spoilerare niente. Se magari appunto avete già giocato il gioco, lo state giocando, siete più avanti sicuramente, però cercate di farlo sia per me che per la gente che è nei commenti, anche perché io magari sono sempre un pelino avanti con le registrazioni, ma non sarò magari mai ad un certo livello, ecco. Quindi cercate di non spoilerare nulla. Tutte le domande che magari mi faccio durante il percorso saranno domande retoriche. Ok? Non voglio risposte del tipo: ah no, ma quello lì è perché è così, lo vedrai più avanti. Non voglio saperlo. Punto. Cioè, non voglio sapere più avanti che mi rispondono a quello. Cosa è successo? Si è illuminata la spada. Perché siamo vicini.
La spada suprema? Sì. La spada che esorcizza il male, come se avesse avvertito qualcosa. Come sospettavo, deve esserci qualcosa là sotto. Dopo aversi girato la calamita, il castello è stato trascurato. Chi avrebbe mai immaginato che nei suoi sotterranei si nascondesse un posto simile? Procediamo con cautela, Link. Più che altro, come sono entrati nei sotterranei se Zelda l'ha scoperto solo dopo, cos'è, 18 anni? 16? Non mi ricordo se erano tipo 17 anni, forse. 16, 17 o 18 anni, comunque. Gli anni di Zelda in Breath of the Wild. E penso che questo qua sia tipo subito dopo la fine di Breath of the Wild, appunto. Guarda là. Dove? Lì. Sono rovine di un'antica civiltà. Queste sono iscrizioni? Saranno della civiltà Zonau? Hanno detto Zonau, vabbè. Come abbiamo i rule, abbiamo Zonau, che sarebbe appunto Zonai. Una civiltà per l'appunto che abbiamo già intravisto un pochettino su Breath of the Wild, con qualche roba sparsa in giro, soprattutto nelle terre di Firone. Però non abbiamo, non siamo mai riusciti a inquadrarli, ecco, non sono mai apparsi. Questo posto è incredibile. Queste incisioni, come pensavo, tutto combacia con le informazioni in mio possesso sugli Zonau. Era una civiltà molto antica, vissuta al tempo delle leggende. Prosperò nei cieli, la sua gente era dotata di poteri quasi divini. La citano molti libri di storia, ma mai in modo dettagliato. È una civiltà avvolta nel mistero. E che, guarda caso, mi sa che troveremo proprio qua, eh? Quindi, in sostanza, ci svilupperemo sulla questione Zonau. Non posso neanche zoomare. Questi cosa sono, i Twilight? Forse sono proprio gli Zonau? Forse questa statua ha le fattezze... Ah, ok, scusa, c'è ragione. Ha le fattezze di uno Zonau, che orecchie grandi, sono diversi da noi. Non trovi? Penso di sì. Come hanno fatto delle rovine della civiltà celeste a finire sotto il castello? Quanto pare c'è dell'altro più in fondo. Andiamo, Link. Come hanno fatto delle rovine a finire sotto il castello? Beh, se il castello è stato costruito dopo, magari è stato costruito sopra. Ok, sento già... Eccoli qua, ciao! Aspetta. Allora, la spada tra l'altro è... Aia, porca. Non spara più, vero? No. Posso ucciderlo? Sì. Volevo sparargli un fendente, che appunto a vita piena puoi farlo, ma niente. Eccomi, Link, sono qui. Stai bene? Sì, erano tre pipistrelli. Ma questi murali? I libri di storia della famiglia reale parlano di una guerra combattuta tanto tempo fa tra un'alleanza di popoli e il re dei demoni. Le sorti del nostro mondo erano appese a un filo sottilissimo. Se così fosse, questi murali potrebbero raffigurare proprio quella guerra. Non è la guerra di Age of Calamity, vero? È proprio una guerra... Assomiglia alle statue che abbiamo visto prima. È uno Zonau. E questi somigliano proprio a noi Ilia. Gli Zonau sembrano davvero un popolo disceso dal cielo. Senti la musica. Secondo la leggenda, la famiglia reale di Hyrule proviene da una stirpe divina che è discesa dal cielo fino al nostro mondo. Se questi murali sono attendibili, allora questi dei scesi dai cieli erano gli Zonau. Sono venuti a contatto con gli Ili.
mia di allora. E dalla relazione tra quei due popoli è nato il regno di Hyrule. Ma a un certo punto è apparso un individuo malvagio che ha sottratto al regno un grande potere. Incredibile, coincide perfettamente con i libri di storia. Poco dopo è apparso il re dei demoni. Mortifer. Ed è così che ha avuto inizio la grande guerra. Cacchio. La creatura che è raffigurata qui fosse davvero il re dei demoni, allora... Però allora è Mortifer quello. Incredibile! Questa deve essere la grande guerra descritta nei libri di storia. Questi murali narrano la storia completa della guerra dell'esilio. Link, è una scoperta sensazionale! Hai visto? Questa tavoletta è opera di Pruna. Per fortuna l'ho portata con me. Se ti serve registrare qualcosa, no, è la Switch. Basta premere un pulsante. È la Switch 2. Con la fotocamera. Il resto dei murali è sepolto e non si vede. Sicuro? Preparatevi. Che razza di posto sia? Credo che andando più avanti finiremo per trovare le risposte alle nostre domande. Proseguiamo, Link. Switch 2 a parte. Fatemi capire una cosa. Stanno raccontando la storia prima di Skyward Sword? Che è assurdo. Perché io l'ho sempre voluto una roba... Perché ho sempre detto, ma cacchio, ma Skyward Sword è il primo gioco nella cronologia che ti spiega tutti i fatti accaduti da quel momento in poi. Però in Skyward Sword narrano appunto di questa battaglia tra i demoni e gli abitanti della Terra, che sono poi stati costretti a praticamente a trasferirsi in cielo, che poi sappiamo com'è andata a Skyward Sword, proprio perché dovevano lasciare la Terra perché c'erano questi demoni. E lì c'era Mortifer, re dei demoni. Quindi questa cosa qua narra dei fatti ancora prima accaduti a Skyward Sword. La famosa guerra prima di Skyward Sword. L'inizio. L'inizio di tutto. Dove praticamente ci sono questi zonai. Zonau, vabbè, penso che li chiamerò zonai perché mi sta più simpatico. Ci sono questi zonai discesi dal cielo che praticamente si sono mischiati agli Ilia e quindi hanno creato una specie di razza mista. Cioè noi praticamente, gli Ilia sono praticamente dei discendenti degli zonai. Quindi... non so questo che cosa possa voler dire, perché non so che cosa appunto facciano questi zonai, però magari il fatto che ci siano dei poteri o robe così potrebbe benissimo venire da quello. Poi è arrivato questo re dei demoni che ha sottratto i poteri, non so in che modo, probabilmente ha tolto quella cosa lì che dovrebbe essere la Magatama, quella che sta tenendo praticamente in mano, ha sottratto la Magatama da questa tizia qua. Che forse so anche già chi è, che si era vista in un trailer, però per adesso non diciamo nulla. E da lì ha fatto partire la grande guerra. Poi qua c'è altra roba. Porca vacca, non ho le bombe, mi sa che queste si possono rompere. Questa sembra roba che si possa rompere con le bombe. Allora, il fatto è questo. Perché da quando ho percepito, diciamo, Tears of the Kingdom, ho detto: se Tears of the Kingdom ha il gameplay di Breath of the Wild, le aggiunte che avevano tolto dagli altri giochi, quali i dungeon, che sembra siano tornati, non si sa, dungeon e boss più che altro, che mancavano in Breath of the Wild,
E in tutto questo ci aggiungono una lore potente che in Breath of the Wild comunque non c'era. Non ho sentito tutta questa importanza nella lore di Breath of the Wild quanto magari in quella degli altri giochi, ecco. Cioè Breath of the Wild poteva essere tranquillamente un gioco sconnesso e appunto godibilissimo da chi anche non sapeva nulla di Zelda. Loro hanno voluto farlo così. Però se ovviamente con le chicche apposite per i fan. Però stessa cosa, se mi fanno una roba, una lore potente, quale? La guerra prima di Skyward Sword. Quindi proprio un partire dall'inizio. Boh, tranquillamente, proprio. Ciaone. Tra l'altro vedo, abbiamo la tunica, quella lì del campione. Però io voglio essere nudo. Non ho tasti. Sono così emozionato, incredibile, le morali di questa posta confermano quanto riporta nei libri di storia. Sì, andiamo, dai. Senti la musica. Sta diventando potente. Ma cos'è? Cos'è? Per essere l'incandiamo, non abbassare la guardia. Sì, anche perché questa musica mi sta uccidendo. Di ansia proprio. E quello cosa? Magatama. Link! Quello era il rumore. Cuori. Si è distrutta. Link, no! Sarebbe quella la spada suprema. Una lama che va in frantumi con il mio miasma. Non ti servirà a nulla. Zelda. Tu, portatore della spada, Link. Siete la speranza di Raul. Ed è questo il vostro meglio. Raul? Come fai? Come fai a sapere i nostri nomi? Rauru? Raul è il saggio della luce. Eccoci qua. Boom.
La mano era scollegata da tutto, eh. C'è proprio una mano fluttuante. Sono successe diverse cose in questo momento. Tante domande. Quindi, eh no. La mummia, chiamiamola così per adesso perché non sappiamo l'identità. Cioè, io penso che sia Ganondorf, però boh. È caduta. È andata ancora più in profondità. Zelda però non è andata in profondità. Si è tipo teletrasportata. Noi adesso siamo con Ganondorf, con la mummia. Gli artigli. Vedo che ti sei risvegliato, Link. Link dorme e basta praticamente. Cioè, prima si sveglia dopo 100 anni, poi si risveglia ancora. Zelda mi ha parlato molto di te. È un po' come se ti conoscessi già. Hai subito ferite quasi fatali, ma sono lieto di vedere che ti sei aggrappato tenacemente alla vita. Il tuo braccio era ridotto così male che la tua vita era in pericolo. Per questo ho deciso di sostituirlo. Abbiamo un altro. Strana la corporatura, però. No, è tutta rotta. Cioè, il fatto è quegli artigli mi sembrano appunto, sempre parlando dei trailer, quelli di degli zonai. Se sono gli zonai, poi vabbè. Però quelli lì. Quindi è un po' come se praticamente il nostro braccio sia diventato, fosse diventato una specie di parte zonai. Però anche i capelli son diversi, sono già diversi i capelli. Ma i vestiti dove sono finiti? Perché ha perso i vestiti? Perché dovevamo flexare il fisico di Link? Toh. Che è un bel fisico, per carità, però insomma, da flexare così? Esamina. Vuol dire che Zelda gli ha parlato di Link? Ma chi è che è questo? È il braccio che parla? Sposa suprema corrosa. Uno di danno? Così tanto? Buono. Beh, dai. Sua lama imbevuta di potere sacro era stata corrosa dal miasma che ha contaminato i sotterranei del castello di Hyrule. Cioè, noi ci abbiamo sconfitto Ganondorf, la calamità Ganon con questa roba qua, piena di miasma, completamente miasma. No, adesso si è corrosa. Fa meno di un bastone, cioè il bastone fa due. Va bene. Rimarremo. Mi sa che non la uso, vero? Usa un'arma. No, non la uso l'arma, scusa, eh. Se deve fare uno, la spacco anche di più. No. Guarda lì, un pugnalino. Cos'è sta roba? Perché è che sono finito qua? Oh, cacchio. Sono questi? Ecco, no, infatti mi stavo proprio chiedendo quello è un pezzo di sacrario, tipo. Potrebbe essere il sacrario di prova, tipo.
Cosa ho ottenuto? No. Oh, ho belle armi. Vabbè, meglio non vederle. Posso ancora fischiare. Ma mi ha mangiato anche la stamina, maledetto. Oh, se mi hanno messo 30 cuori e 3 giri di stamina completi, godo, eh. Perché in Breath of the Wild l'hanno rotta come cosa. E non mi è piaciuta. Però se qua l'hanno fatto, finalmente si gode. Posso aggrapparmi? No. Aspetta. Non ho capito. Non potevo farlo prima. Fuck. Non posso farlo. Non posso aggrapparmi su tutto. Però vabbè, ma in ogni caso dove vado qua? Ecco, lo gira in senso contrario. Niente, vado via, scusa. Speravo di poter fare qualcosa. Questo è tipo il sacrario della rinascita, cos'è? Tuffo. Così. Giusto per, no? Ok. Farti vedere. Oh, guarda come si tuffa bene Link. Sempre lo stesso modo da, boh, 30 anni. Che dovrebbe essere tipo il tutorial. Va bene. È tipo, cos'è, il simulatore di Tania Cagnotto? Un altro tuffettino ce lo facciamo? Vai, caccia su. Via. Questo è un pochettino più alto. Se cadi in acqua dopo essere levati non subirai danni. Grazie. Sento gli uccellini. Mi sa che siamo vicini all'esterno. Sto scrigno è nuovo. Sandali logori. Bello. Sto scrigno mi ricorda quelli che c'erano in Skyward Sword. Era in Skyward Sword? Con quella texture verde così. Da dove cacchio escono? No, dov'è che li ho già visti? C'entrano con gli zonai perché sono... Sì, no, comunque... C'hanno un che di... Di Perfect Wild. Oddio, il menu! Ah! Bello, vabbè, oddio, un menù. Parte del corpo è set, come ovviamente tipologia di agglomeramento. Agglomerato. Un altro salto? Tane Cagnotto di nuovo? Si fa? Stavo guardando comunque tipo... Là c'era il vulcano, eccolo là, il Monte Morte. Non capisco con cosa. Agglomerati di robe. Isole volanti ovunque. Sono diversi livelli di isole volanti. Cioè, quella è un'isola volante, ma più in alto ci sono altre isole volanti. Cacchio. Andiamo avanti. Oh, mamma. C'è un drago. Lo vedo. Chi cacchio è quello? Era quello del trailer? Che è? Bello tra l'altro il logo, adesso lo capisco. Cioè il logo è la spada mezza logorata e poi la parte sotto la Z è tipo un qualcos'altro. Accelera con R.
Cioè, sono un attimo un casino. Bene. Ci siamo. Questa è già la zona iniziale, è enorme. Ah, non c'è la paravela. C'ha ragione anche lui. Vabbè. Non c'è la grappa automatico. Un ramo. Un ramo che fa due. Ve l'ho detto, il ramo fa più danno. Più danno della spada suprema. Toccherà usare il ramo contro il boss finale. No, stavo guardando che appunto devo premere X per aggrapparmi alla parete. Cosa che prima facevo in automatico. Invece adesso proprio devo, anche se sono attaccato, devo premerlo io il tasto. Oh, là c'è quel drago. Che cacchio è? Voglio scoprirlo. Dammi rami. Prendo tutto, prendo. Tutto è meglio della spada suprema in questo momento. Vai, vai. Abbiamo anche qualcos'altro? Funghi, celestiolo. Oh mio Dio, tutti da scoprire. Fungo molto comune che cresce intorno agli alberi delle isole celesti, mangia per recuperare un po' di salute. Va bene, adesso non è una cosa che, diciamo, ci interessa. Cioè, tanto sapete anche da come ho giocato Breath of the Wild 1. Posso tenerlo caricato? Sì. Anche Breath of the Wild 1. Anche da come ho giocato Breath of the Wild sapete che la cucina può stare tranquillamente fuori discussione. Non è una cosa che mi interessa. Recupero giusto un po' di funghi perché mi servono per non schiattare, dato che abbiamo solo tre cuori. No, raga, quelli sono sassi. Quelli sono dei corogu. Vabbè. Appunto giusto per... Che se no... Ma ammazza, ho visto che c'è un nemico là. Mele? Te chi sei? Te sei un soldatino zonai? Eccoci, pronti. Spada energia suprema si sta esaurendo. Di già? Beh, comunque se fa... Top. Se fa... quell'altro faceva uno e il ramo fa due, non è che hanno molti punti vita questi, eh. Sfera energia zona 1, la sua luce... Golem e altri elementi, la sua luce sprigiona una forte energia. Corno di golem soldato. Un corno a forma di spada appartenuto a un golem soldato. Estremamente affilato, va maneggiato con attenzione. Sembra una punta di una lama. Non mi è stato detto niente comunque su dove andare, tipo. Vado sugli alberi. Guarda qua. Un paio di uova. Via, omelette. Pronta. Sta laggando. Partiamo bene. Clava di legno. Questa è nuova la clava di legno. Ma anche il ramo, visto che è nuovo. Forse è la tipologia degli alberi che è diversa. No, allora sale da solo. Cioè, ha fatto lo scatto verso il coso da solo. Di che lagga? Adesso non mi venite a dire che è la Switch, perché anche le altre Switch sono... Non è che hanno più potenza. Te che cacchio sei? Non sei un nemico? Oh! Questo era... Questo era quello del trailer. Sembrava più grosso. Sembrava un nemico. Golem aiutante, ti stavo aspettando. Padron Link. Ah, bene. Abbiamo uno schiavo. Qualcosa da parte della principessa Zelda. Da Zelda? Questa è la tavoletta di Pruna. Mi è stato riferito che si tratta di un oggetto prezioso che indicherà la via da seguire. Da Zelda? Qualcosa di strano comunque.
un sacco di funzioni che la rendono la compagna di viaggio ideale per gli avventurieri. Guarda un po' tipo la Switch, no? Principessa Zelda, ora la affida a te, padron Link. Secondo i miei dati, la principessa ti attende alla posizione indicata sulla mappa della tavoletta. Non ho altro da riferire. Dove siamo? Questo è il giardino del tempo. E quello è il santuario del tempo? Cosa? Il santuario del tempo era quello nel canyon. L'avevamo visto. In un passato remoto quello era il luogo in cui si celebravano i riti e si svolgevano le cerimonie reali. Come puoi vedere, ora è soltanto un luogo dimenticato a cui mai nessuno si degna di prestare visita. Ora c'è un altro là. Ok. Quelle sono le cose per attivare. Bello però così. Santuario del tempo era quello che noi esploravamo, che poi in fondo aveva la statua e che ci dava praticamente la. Posso buttarmi da qua? E che poi ci dava praticamente la tunica una volta che avevamo raggiunto tutti i sacrari. Toh, via. Compro un nuovo. Allora, ciao amico mio. Beh, il rametto ovviamente fa cagare. Però. Ah, è la tua prima volta qui? Intendi usarla come arma contro i golem soldato? No? I golem soldati ricevettero l'ordine di difendere queste terre. Furono incaricati dai nostri creatori, gli Zonau, di eliminare ogni intruso. Il loro occhio apparirà come una minaccia. Combatti senza trattenerti. Forse già lo sai, ma ti conviene mantenerti a lieve distanza e agganciare i nemici piuttosto che agitare le armi disorientatamente. Se vuoi fare un po' di pratica, ti autorizzo ad agganciarmi. Basta che non mi attacchi davvero. Va bene, grazie. Cerchiamo di non rompere la clave, che è interessante. È tipo l'arma più forte del gioco attualmente. Più della Master, cioè. Per fare. Per dire. Che bellini che sono. Quelli mi sa che erano quelli che appunto nel trailer zappavano la terra. Facevano. Cuocevano la carne. No. Via. Oh, va giù sparato a manetta comunque. Cioè, pericoloso Link, stai calmo. Porca vacca. Va giù a palla. Allora, io adesso magari faccio un attimino. Me la sto veramente prendendo con comodo. Però. Ho bisogno di dirvi una cosa. Questo gioco è probabilmente infinito. E lo so. E il problema è che non abbiamo tutto questo tempo. Quindi, che cosa vuol dire ciò? Niente. Vuol dire che semplicemente molto spesso, adesso non oggi subito, però molto spesso vedrete un doppio episodio. Lo caricherò più frequentemente, anche perché dipende sempre da quanto lo gioco. Però diciamo che abbiamo bisogno un attimino di rusharlo. Ecco, no, rusharlo non è il termine giusto. Perché voglio giocarmelo tutto. Però abbiamo bisogno di finirlo in tempi modesti. Perché non duri come Breath of the Wild. Che appunto era durato tipo 6 mesi. Una roba allucinante. Rimane che.
fatto prendere un colpo, pensavo che fossi Caston. Aspetta, fermi, che magari riesci davvero a vedermi pure se sono un folletto del bosco. Dimenticavo, se vedi Caston, ritagli questa da parte mia, va bene? No, 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 la merda ancora. No. Sono tanti miei amichetti nascosti nei posti. Quanti siete? Magari li trovi in qualche posto sospetto. Quanti siete? Numeri. Forza. Spara. Dai. Numeri. Voglio sapere. Voglio il numero. Forza. Non mi venire a dire ce ne sono diversi. No. Mi frega un cacchio. Dimmi quanti. Stavo dicendo che ce lo giocheremo esplorando per bene tutto quanto. Cercherò di ottimizzare l'esplorazione, non so in che modo perché per l'appunto non so bene com'è. Posso immaginare come sarà strutturato basandomi su Breath of the Wild, ma se non è Breath of the Wild, ovviamente faccio fatica. Quindi la cosa che posso fare è cercare di ottimizzare il più possibile l'esplorazione, cosa che attualmente non sto facendo, però adesso quando avremo un attimo un minimo di libertà, diciamo, ci penseremo. Ecco, adesso c'è giusto un attimino questo tutorial. Ma questa è la zona iniziale, raga, ma è enorme. Voglio vedere un attimo come funziona. Oh, ciao. In termini di sacrari. Vabbè, niente, volevo io. Aspetta. Comunque lag un botto, guarda, anche per la selezione dell'arma. Cioè, dalla selezione all'arma a un altro ci mette 6 quarti d'ora. Di caldo peroni. Ho visto, eccolo lì. C'è la cucina. Allora mi faccio sempre 5 strumenti. Andiamo così. Quale? Frutta cotta picca picca che ci serve. Seleziona, guarda il ricettario. Dov'è? Qui. Frutta cotta 47. Ok. Se abbiamo una zona innevata, infatti mi sa che ci siamo. Zona innevata e va usata quella roba lì. Vabbè, i Korogu, raga. I Korogu ne sbatto. Nel senso, se li trovo in giro bene, se non li trovo li andrò a prendere poi per conto mio, come ho fatto con Breath of the Wild. Non staremo a prenderli tutti in video perché è un suicidio. È veramente un suicidio. Li cercheremo poi magari un'altra volta. Va bene, non, ancora non so dove devo andare. Ah no, ma io c'ho la mappa. Che stupido, è vero? Vabbè, questa è la zona iniziale, raga, è un disastro. Oh signore. Mi sa che sono le stesse. Sì. Sono le stesse, vero? Le stesse zone di Breath of the È già enorme. Guarda che hanno messo la nebbia per non far caricare il gioco perché sennò laggava come un disgraziato. Ma perché non fate una console nuova? Ma io non capisco Nintendo veramente come. Cioè, a volte. Ciao! Siete cucci, sei più lento ma sei più silenzioso. Eh no, infatti, che
Che cacchio di bestia è questa? Posso tirargli un sasso? Le tiro questa. No! Ma come si muove? Ma questo era un Pokémon? Oh! Fermateli! Niente. Raga, guarda come si muovono. Sono degli struzzi strani. Stanno spaccando tutto. Oh, sono di più. Sono tantissimi. Va bene. Non vi preoccupate. Carne. Non so che cosa sono quei robi, ma va bene. Vabbè, oh, io mi sono già perso. Non ha senso sta roba. Tocca andare avanti qua, perché sennò, raga, la stamina mi sta già uccidendo. Non si stava comodo. L'ho sentito. Dov'è? No. Avevo sentito tipo un corogo. Gli incubi. Non si stava comodi con 3 di stamina? Scusa, chiedo. Devi togliermela tutta? Brutto maledetto. Lì ho visto che c'era un nemico che forse possiamo ammazzarlo con quel masso che c'era sopra. Però per l'appunto è tutto un tutorial che vi fanno per farvi capire che ci sono diversi metodi per ottenere il risultato, che però non mi interessano. Questo è cotto. Oh, lo stavo brustolendo io, non mi... Vabbè, prendilo. Brustolire. Ora che ti vedo vicino penso di non averti mai incontrato prima. Chiedo scusa. Uno dei compiti di ogni golem è proprio quello di fornire spiegazioni alle persone come te. Se hai quesiti non risponderemo. Dunque, prima mi hai chiesto cosa significa brustolire. Poi abbrustolirli posandoli vicino a un fuoco da campo. Ovviamente io non mangio, quindi non comprendo il concetto di sapore, ma i nostri creatori ci spiegarono che abbrustolire gli ingredienti ne incrementa il valore nutrizionale. Sì, magari ti tolgono anche le malattie. Perché non provi questo fuoco con questo fuoco da campo? Perché non me ne frega un cacchio. Cioè, celestiolo cotto mi dà mezzo cuore. Ah, celestiolo mi dà un quarto. Bene. Vabbè, non mi interessa niente, grazie comunque. Mi sembra un po' tipo la ghianda, no? La ghianda cotta che dava mezzo cuore. Vado avanti, Ci manca solo che muoia annegato all'inizio e via. Che strano comunque il santuario del tempo rotto così. Cioè, è fatto anche proprio così. In verticale. Oh, c'è uno scudo? Aspetta. Vediamo se funge. Va bene. Un attimo, è anche qua. Abbiamo un attimo dei problemi tecnici. Arrabbiatissimo. Te calmo, Fammi un attacco, dai. Da porca vacca. Dai. Il tempismo. Voglio vedere se funziona il cacchio si chiama. Niente. Ah, sì che funziona. Ok. Tre quarti d'ora per provare una roba è buona, come tempo comunque. Scudo di legno antico. Finalmente abbiamo un cacchio di scudo. Me lo posso provare a fare 2 PR, che cacchio è?
accesso negato? Questo portale si aprirà solo per chi possiede la forza necessaria. Ciao. Ti chiedo scusa, non intendevo spaventarti. La voce che hai sentito prima era la mia, e un tempo quel braccio apparteneva a me. Mi chiamo Raul. Il proprietario del braccio destro. Che descrizione è? No, allora non è lui. Di dovermi presentare a te in questo stato. Come vedi, purtroppo non ho più un corpo fisico. Ci sono abituato, non ti preoccupare. Morti tutti nell'altro gioco. In ogni caso, quel braccio avrebbe dovuto consentirti di aprire il portale. Ma temo che abbia perso i suoi poteri. Potrebbe esserci un modo per ripristinarli. A tal fine dovrei visitare dei luoghi intrisi di luce sacra. Ma certo, che ne diresti di provare a esplorare i sacrari di quest'isola? Là dentro troverai la forza che ti serve. Perché, allora, io avevo in mente Raul, che era praticamente un personaggio di Ocarina of Time, che è Rauru, che è il saggio della luce, per l'appunto, ma non era così, era un vecchio, tipo. Quindi non credo, almeno, oddio... Dipende, perché comunque sono cambiate diverse cose, quindi potrebbe essere anche la forma antica, dato che appunto i saggi vengono tramandati, però il nome, boh, vabbè. Ok, quello era uno Zonai, ed era il proprietario del braccio destro, che sembra che gliel'abbiamo staccato noi, però lui era quello che... La mummia ha detto, e quindi Raul si affida a te. No? Lui si è affidato a noi. Non so in che modo. Però. Lui si dovrebbe essere affidato a noi. E a quanto pare ci sono i sacrari. Va bene. Che era quello poi che appunto era rimasto un po' in dubbio.